Autostrade più sicure? Una richiesta che arriva da più parti, ma quando si tratta di passare alle azioni più concrete, sono pochi quelli che concretamente si impegnano a portare avanti questa istanza. Sono stati appena una cinquantina infatti partecipanti in piazza a Messina per la protesta contro l'attuale gestione della rete autostradale da parte del CAS e per chiedere autostrade più sicure. Un'iniziativa lanciata da un comitato sui social che però è riuscita a coinvolgere solo pochi utenti. Appena una cinquantina di manifestanti che si sono riuniti in piazza Unione Europea. Quella che doveva essere una maxi protesta per le condizioni dell'autostrada A18, A20 contro l'inefficienza del CAS per chiedere più manutenzione e più sicurezza per la rete autostradale è finita per essere un'iniziativa per pochi. Per i promotori della protesta bisogna subito avviare i lavori di sistemazione delle autostrade, teatro di tanti incidenti stradali, spesso mortali, ad iniziare dalla segnaletica, dall'asfalto, dall'illuminazione delle gallerie e degli svincoli, dall'eliminazione delle carreggiate a doppio senso di circolazione. In piazza a sostenere l'iniziativa anche il sindaco di Messina Cateno De Luca, che successivamente ha consegnato al prefetto Maria Carmela Ribrizzi un documento con le motivazioni che hanno scatenato la protesta. Il sindaco ha puntato il dito anche sulla frana di Letojanni, dove da anni si viaggia su una carreggiata a doppio senso di marcia con gravi pericoli per l'incolumità degli utenti. Quello che non si riesce ovviamente a spiegare ai cittadini è come una banale frana, perché di questo si tratta, come quella riguardante la zona di Letojanni, sia ancora lì e pare forse che ora finalmente si siano appaltati i lavori. E si sconta un problema burocratico che ha messo in ginocchio comunque tutto il sistema Sicilia, in particolare il CAS è stato bersaglio in questi anni o comunque oggetto di vicende che hanno totalmente paralizzato la macchina manutentiva. Hanno ragione, noi abbiamo fatto tutte le nostre azioni come città metropolitana, abbiamo circa 130 milioni di euro di finanziamenti che abbiamo messo a sistema, di questi già 30 appaltati nel 2019, circa 40 milioni li appalteremo nel 2020 e circa 70 milioni li stiamo progettando per appaltare nel 2021. Ovviamente noi parliamo delle nostre competenze in relazione alle strade provinciali, sia che ricadono nell'ambito della città di Messina, cioè le strade che di collegamento tra il centro e i villaggi, e per quelle che sono invece le strade provinciali di collegamento con i vari comuni abbiamo già appaltato 5 lotti entro il 31 di dicembre di 5 milioni di euro e ne abbiamo avuto già finanziati altri 20 milioni che andremo ad appaltare nel 2020 e 2021. Quindi noi abbiamo dimostrato a quel tavolo che la nostra parte l'abbiamo fatta, ma soprattutto siamo stati conseguenziali anche agli ingenti finanziamenti che abbiamo ottenuto in questi mesi. Quando ci siamo presentati in 30 persone qua, abbiamo dato dimostrazione al CAS, alla Regione, chi o comunque si deve occupare di questo problema, che in effetti il problema non è poi così rilevante, quando invece lo è. È inammissibile che ci sia una galleria da 8 mesi a doppio senso di circolazione, dove un camion disfreccia a 100 km orari a un metro di distanza. È inammissibile che ci sia una segnaletica precaria, gallerie al buio, canali di scolo otturati che praticamente trasformano l'autostrada in piscine. Io la percorro ogni giorno perché lavoro a Catania, dunque mi rendo conto che la situazione è veramente drammatica. E ogni giorno rischiamo la nostra vita perché sono in condizioni veramente pessime e nessuno fa quasi niente per sistemarle. Questa è una cosa veramente vergognosa. L'altra cosa vergognosa è che siamo davvero pochi in questa piazza a manifestare. Mi dispiace dirlo, ma ragazzi della mia età, diciamo pochi e niente, che è il nostro futuro. Mi vorrei rivolgere al viceministro Cancellieri, che da qualche giorno è qui in Sicilia in continuazione per i lavori tutti siciliani che ci saranno, dove diciamo questo, e faccia fare la revoca della concessione al Ministero per il CAS. Togliere la regione siciliana, che ha messo i tentacoli, diciamo, la padronanza sul CAS, lo ha ingessato dicendo che è un ente non economico, lo ingessa e quindi è sotto gli occhi di tutti. Il CAS è una concessione autostradale al Ministero delle Infrastrutture, sotto la vigilanza solo del CAS, vigilanza che il CAS paga e la regione non fa, ed ecco i risultati. È una cosa molto poco sentita, perché si pensa sempre che succeda agli altri, dunque alla fine
E poi comunque sia non c'è proprio la cultura della partecipazione e non c'è la cultura di mettersi in prima linea per fare le cose, si aspetta sempre che qualcuno faccia le cose. Mi dispiace perché onestamente credevo di poter radunare, io credevo naturalmente parlo a nome del comitato, più almeno 200 persone in questa piazza, perché questo è quello che dovevamo dimostrare. Io credo che oggi la città di Messina e il gruppo Facebook e l'autostrada e tutti quelli che scrivono hanno perso l'occasione di non esserci. Noi cercheremo di andare avanti, cercheremo di portare avanti questa protesta. Capisco che è difficile. Io credo che noi con queste due lettere consegneremo sia al prefetto di Messina e sia al sindaco della città metropolitana, potremo ottenere quello a cui aspiriamo, che è quello di far sì che questo CAS cominci a interloquire con questi gruppi Facebook e con chi protesta e con chi vede le esigenze giornalmente. Noi ti posso assicurare che siamo intervenuti prima del CAS in moltissimi incidenti che sono successi sull'autostrada. Adesso essere, fra virgolette, snobbati da questa nuova governance ci ha dato fastidio. Quello che stiamo chiedendo in queste lettere è proprio questo. Noi vogliamo avere il dialogo che avevamo con Marco Falcone, ma non perché Marco Falcone era chissà che cosa, era uno che era attento alle nostre segnalazioni e questo dobbiamo dirlo.